Sono Ivan Casalatina, ideatore e coordinatore generale del progetto TOP, Touring Outdoor and Bike Park. Con il nostro progetto contiamo di realizzare il più grande parco turistico sportivo d'Europa, focalizzato in particolar modo sulla mountain bike. Il progetto prevede una serie di infrastrutture dedicate ad hoc e tracciati trail gravity per oltre 100 km in discesa, lungo il fianco della montagna, immersi in boschi secolari senza alcuna interferenza con i percorsi dei veicoli a motore. Un parco dedicato agli sportivi, alle famiglie e agli amanti delle attività outdoor, adatto ad ogni fascia di età. Ciao a tutti, sono Antonio Silva, ex commissario tecnico nazionale di mountain bike, settore gravity, e appoggio anch'io il progetto TOP. L'intero progetto è molto articolato, mentre alla base avremo un'area ludico-didattica adatta sia all'insegnamento che al divertimento degli appassionati, che svilupperemo con una grande pump track con passaggi di vario livello. Si svilupperà poi anche tutta l'area gravity lungo versante montano, e percorsi per il turismo e per il cross country pedalato nella sezione più bassa, da non dimenticare anche i tracciati particolarmente adatti all'e-bike, che è un fenomeno che al momento sta prendendo piede alla grande. Dalla sommità del Monte Gregorio, ad una quota inferiore ai 2000 metri e quindi accessibile a tutti, la panoramicità è suggestiva, di impatto, in una parola fantastica. Turisti e sportivi potranno raggiungere la sommità del Monte Gregorio e le località intermedie utilizzando un impianto a fune in grado di trasportare 10 persone per cabina oppure 3 bikers con bici al seguito. Oltre alla cabinovia saranno realizzati spogliatoi, docce e lavaggi bike, un albergo da 60 posti letto con bar e ristoranti al servizio degli impianti a fune. Inoltre è prevista la costruzione di un parco fluviale di 18 ettari. Per garantire la migliore esperienza ai fruitori del parco, abbiamo previsto un parcheggio verde permeabile per 1000 auto, caravan e pullman, posto a circa 1 km dall'uscita dell'autostrada Torino-Milano-Montebianco. Nel parco verrà integrato il Colle della Cavallaria, meta internazionale degli appassionati di volo a vela. Tutte le infrastrutture che verranno realizzate serviranno anche come posizioni di partenza e d'arrivo per competizioni bike complementari alle attività del parco. I comuni proprietari delle aree hanno già deliberato il loro interesse alla realizzazione del progetto TOP. L'amministrazione comunale di Tavagnasco è favorevole a questo innovativo e importante progetto che garantirà a questo territorio una grande visibilità e una grande opportunità. Salve, sono Mauro Nicolino, sindaco pro tempore del comune di Brosso e sono qui a nome di tutta l'amministrazione col piacere di presiedere per sostenere il progetto TOP, progetto che riteniamo fondamentale per lo sviluppo della nostra valle e del nostro paese, in quanto si parla comunque di turismo pulito, di turismo non impattante sull'ambiente, che è la cosa fondamentale per poter preservare le nostre montagne. Io sto sviluppando il progetto TOP dal 2015 e ci credo fortemente. Spero che anche voi vogliate sostenerlo insieme a me.